Ciao ragazze, come avevo messo, ho appena finito di girare il video sulla tintura dei capelli e adesso vi giro il video dei prodotti finiti. Allora, come detto prima, appunto questo è un video dei prodotti beauty e in maniera del tutto random vediamo un po' cosa c'è in questa bustona. Allora, questo l'ho finito pochi giorni fa. Bene, iniziamo bene. Ed è il deodorante della Vivi Verde Coop e quindi è della linea con Buoninci, che appunto propone Coop e di cui parlano tutti molto bene, e quindi ho voluto provare qualche prodotto, tra cui questo, che sono 75 ml di prodotto e questo qui è il Linci. Allora, a livello di deodorante, vi dico la verità, ultimamente sto trovando davvero difficoltà a trovare un deodorante che mi piaccia, che faccia il suo lavoro. E anche questo qui, vi devo dire che se non è che mi sentissi proprio sicura al 100% quanto lo usavo, perché dopo un po' appunto il potere deodorante non è altissimo e ce ne vuole davvero una grande quantità per essere insomma coperti. Pensate, facevo tipo 4-5 spruzzate da una parte all'altra, quindi molto molto prodotto. Adesso ne sto utilizzando un altro, sempre bio, e vediamo un attimo, perché appunto vorrei evitare quelli con i sali d'alluminio, però ecco, ancora non trovo quello che fa il caso mio. E mi ricordo di quello che mi consigliò Veronica, che saluto, un bacio, e andate a vedere il suo blog, vi lascio il link qui sotto, perché lì ci sono un sacco di chicche, un sacco di consigli utilissimi. E vi dicevo, lei mi aveva consigliato quello dell'Equilibra, solo che io ancora non riesco a trovarlo, adesso ne ho preso un altro e vediamo. Altro deodorante, questo qui di Kiko, ecco, questo per esempio è uno di quei deodoranti che vorrei evitare, perché appunto l'Inci è quello che è, e in più è anche spray. Infatti io di solito non compro mai questi qui proprio a bomboletta, perché appunto inquinano e quant'altro, però questo l'avevo trovato tipo all'outlet 1 euro, presa dal momento, l'avevo messo nel carrello, diciamo così. E questo è All Day Deo Spray ed è senza odore. E questa cosa mi piaceva molto, perché appunto poi dopo, se volete mettere un profumo o qualcosa, non va a contrastare, non va a mischiarsi e va benissimo, anche se appena lo spruzzate ha un odore molto forte, proprio di gas, non lo so come spiegarvi, che non mi piaceva. E anche questo qui ce ne voleva davvero parecchio per essere coperte. Quindi anche questo non mi è piaciuto. Poi ho finito questo che avete visto in più video della skin, a partire da quelli della skincare, detergente viso con puro olio nutriente di karité dei provenzali, che ho preso tipo da Too Style o qualche giornale così a 1,50 euro, 100 ml, ma col fatto che a questo applicatore davvero non si sprecava per niente il prodotto e mi è durato tantissimo, mi sono trovata bene, anche se vi dicevo anche in altri video che non sono una grande amante dell'odore, del profumo che associano al karité dei provenzali, ma un po' di tutti gli odori che utilizzano, tutti i profumi, non mi convincono tanto. Però ecco, era delicato, mi piaceva utilizzarlo la sera dopo lo struccaggio, ma anche la mattina, e non seccava la pelle e quindi mi è piaciuto. Poi sto utilizzando adesso questa saponetta per le mani, che è appunto della Lisoform e 100% igiene, quindi dovrebbe essere una saponetta antibatterica. Mi è piaciuta soprattutto per lavare i pennelli, perché veramente bianchissimi, pulitissimi, senza stare lì troppo tempo a sfrigare e quant'altro. Però sulle mani risulta un poco troppo aggressiva, secca un po' la pelle. Però è una bella saponetta, bella grande, mi sembra di averla pagata 1 euro, tipo in offerta da Lidl, non so quanti grammi, sono 125 grammi. E quindi ecco, mi piace soprattutto per pulire i pennelli, perché sgrassa bene, anche se ho paura che poi anche quelli a lungo andare possa seccare un po' le setole. Però ecco, adesso l'ho usata poche volte e sembra che non abbia fatto guai. Poi ho finito questa mousse per capelli, cioè la spuma della Nivea, questa è per i capelli ricci. E dovrebbe essere extra forte la 4. Questa mi piace un sacco, perché
Anche la protezione per il calore è comunque una di quelle mousse che sono abbastanza cremose e che non fanno diventare il capello duro, a differenza di quella della Pantene che ho finito, anche quella dovrebbe stare qui, però per sbaglio l'ho anche ricomprata, non so perché quel giorno era particolarmente sveglia, si vede. E quindi quella della Nivea in realtà l'ho già comprata 3-4 volte, insomma ogni tanto la ricompro perché mi piace. Poi ho finito questo bagno schiuma della spuma di champagne e questo mi è piaciuto un sacco, sia perché lascia la pelle morbida, anche perché è un profumo che mi piace davvero tanto, al latte di mandorla, e quindi anche un bel boccione, sono 500 ml, quindi vi dura anche parecchio. Sulla pelle non è che rimani chissà quanto, ma io devo essere sincera, non ho mai trovato un bagno schiuma che rimanga sulla pelle a lungo, quindi anche questo non fa eccezione. Poi c'è un altro bagno schiuma, mi sembra di aver visto, sì, questo qui è anche buonissimo, dell'ultra dolce, questo qua è la crema d'avena in mandorla dolce, idrata e lenisce, è vero che comunque lascia la pelle abbastanza idratata, anche se poi dopo comunque ci vuole la crema corpo, questo però l'odore rimane un poco di più rispetto a quell'altro, però questo costa anche di più, quello costa un po' di meno. Quindi diciamo come qualità prezzo alla fine preferisco forse lo spuma di champagne, anche se anche quello vi dico è buonissimo. Poi ci sono queste tutte sporche, sono delle salviettine intime che portavo in giro in borsa della Infacil, e però non mi sono piaciute perché bruciavano un po', erano troppo secche, si sono seccate subito, quindi no. Poi c'è l'acqua micellare della Neutro Robbers, che sempre ritrovate nei miei video dei prodotti finiti nella skincare perché mi piace, infatti l'ho comprata anche un'altra. In realtà avevo comprato un altro tipo di acqua micellare, poi non mi sono trovata granché bene e sono andata subito a ricomprare quella. Poi, come sempre, anche uno shampoo Head & Shoulders, questo è 2 in 1 e contro la caduta. Sapete anche che con gli Head & Shoulders io mi trovo benissimo e infatti appena posso li ricompro. E poi a proposito di acque micellari che non mi sono piaciute, questa qui della Nivea, che infatti ci ho messo una vita e mezza a terminarla, perché altro che extra delicata, brucia, a me brucia sugli occhi e poi comunque non strucca, e quindi questa no. Sconsigliatissimo. Poi questa crema corpo, questa è dell'Erboristica e penso di averla presa anche questa da qualche giornale, usciva olio di baobab 100% biologico, un'ottima crema molto idratante, molto corposa, la utilizzavo sulle gambe che io ce l'ho molto secche e lasciava la pelle davvero morbida, e quindi questa ve la consiglio. Sempre un altro deodorante, questo qua è della Borotalco e al latte idratante, ed è, pur essendo tipo, avendo questa confezione morbida, ha poi il roll-on. E questa cosa è molto comoda comunque perché riesci a far uscire tutto il prodotto, non c'è alcol, non devi spruzzarlo. L'unica cosa è che penso che qui sì, c'è l'alluminio e tende anche a macchiare un po' i vestiti, soprattutto le magliette bianche vi lasciano quel classico orrendo brutto alone giallo sotto le magliette bianche, che poi non si leva più, e quindi questo, cioè, mi piace l'odore e tutto, però non è cosa da poco il fatto che macchi. Poi vabbè, non so perché, ma c'è anche questa scatoletta di dentifricio AZ, questo è quello col colluttorio che veramente vi lascia la bocca fresca pure per 5-6 ore, lo sentite l'alito di dentifricio, e quindi questo qua è ottimo anche se siete a dieta perché appunto avendo il sapore del dentifricio tende anche a non farvi venire fame. Poi ho finito questa che è una crema viso, sempre della Vivi Verde Coop, che vi avevo detto appunto ho provato un poco di cose, e di questa dovrei avere anche delle foto dell'inci della scatola, che se ritrovo mi metto qui dopo. Quindi questa è rivitalizzante e protettiva, una crema a giorno per le pelli mature ed inverno va bene. Di questo periodo che comincia ad esserci i primi caldi, non ve la consiglio tanto. Non è eccessivamente corposa, se avete la pelle molto secca va bene anche in questi periodi qui, però se avete una pelle da normale a mista, non ve la consiglio perché può
può essere un po' pesante, può risultare comodo l'applicatore che quindi vi permette di utilizzare tutto il prodotto, è igienico per chi appunto non piacciono i vasetti, anche se a me non mi dispiacciono, anche perché io mi lavo le mani 300 volte al giorno e poi appunto comunque per sentire la crema dovete utilizzare le mani, però ecco sono punti di vista. E comunque questa crema mi è piaciuta perché è molto idratante e va bene anche come base viso, l'unica cosa è che non ha un SPF, quindi anche per quello ve lo sconsiglio di questi periodi. Poi ho ben tre, e dico tre, contorni occhi terminati, che sono questi qui che pure avete visto spesso nei miei video. Questo soprattutto come contorno occhi estivo, e questo come contorno occhi che uso praticamente sempre. Infatti ne ho in uso un'altra, eccola qua. Perché questa praticamente ogni tanto la mettono sempre su un giornale, io proprio l'edicola una cosa sola, e, con più sani più belli. Se lo andate a comprare invece in negozio costa tipo 11 euro, lì lo pagate su 2,50 euro, e quindi quando lo metto io lo prendo perché mi trovo davvero bene con questa crema filler, sia contorno occhi che labbra, si può utilizzare anche su tutto il viso. È bella corposa, vi permette di fare un bel massaggio, quindi anche di cercare di togliere quelle orrende occhiaie che però vabbè, rimangono sempre lì. E mi piace un sacco. Comunque vedo il contorno occhi più disteso quando la utilizzo, effettivamente su di me ha un effetto abbastanza riempitivo e quando non la uso noto la differenza. Invece quest'altra è di Vue Rocher ed è una crema gel della Lidia Hydra Vegetal, e questo è proprio anti-borse, anti-occhiaie, e diciamo che un po' distende, un poco aiuta a schiarire leggermente le occhiaie, però non le elimina. È molto fresca, quindi mi piace soprattutto per l'estate, e l'ho comprata un sacco di volte, quindi l'avete sempre vista se mi seguite da un po'. Poi ho finito questa, che pure vi ho fatto già vedere in parecchi video, e anche questa ho ricomprato già un'altra, quindi vuol dire che mi ci sono trovata bene. E in realtà più che una crema, io la uso come crema contorno occhi la sera, la metto un bel po', poi mi vado a dormire e non la risciacquo, anche se questa è una maschera occhiaia, perché la consistenza è identica a quella di una crema. Infatti qui non c'è scritto nemmeno di risciacquarla, applicare nella zona del contorno occhi, lascia agire per 10 minuti e fa assorbire il resto. Io metto, come la uso come se fosse una crema notte, cioè una crema contorno occhi, la metto, la stendo e poi vado a dormire, poi la mattina lavo il viso e utilizzo quell'altra della Elan che vi ho fatto vedere prima, cioè questa. E questa invece è di Estetista Cinica BioJ, che dovrebbe essere una marca che ha anche un Bonincci, e comunque anche questa ha Bonincci. Su quella di Vue Rocher non garantisco, però su queste due sono abbastanza sicura che abbiano un inci, se non ottimo, comunque accettabile. Ad esempio, questo è l'inci di questa. Poi abbiamo quasi finito. Vabbè, ci sono questi dischetti qua della Lidl che vengono tipo 1 euro e sono 140, anche se non sono i dischetti proprio eccezionali della vita, per quello che costano vanno più che bene, vi durano tantissimo. Allora, come campioncini, intanto vi faccio vedere questa maschera qui, che in realtà ce ne dovrebbe essere anche un'altra. Io credo che le maschere ve le metto, diciamo, dalla parte del make-up, dai. Così ne parliamo là, perché sennò il video veramente diventa troppo lungo. Allora, qui ho messo anche dei post-it per farvi capire, per ricordarmi, quindi, delle creme che ho utilizzato. Allora, questa crema qui, della Mande, è una crema idratante all'olio di mandorle dolci e... Io l'ho per il viso e per il corpo, io l'ho utilizzata sul viso perché essendo comunque un campioncino piccolino, era un periodo che avevo il raffreddore, avevo la pelle molto secca, l'ho utilizzata quindi nei periodi freddi e
letto nel post-it che comunque ha un odore molto forte per essere utilizzata sul viso ed è davvero molto molto pesante. Di questo invece l'ho provato sempre in quel periodo dove ero congestionata, quindi tutto bloccato, naso chiuso, e questo è un olio della Puro Fi che, come quell'altro, mi ha regalato Veronica, che saluto, un bacio. E ottimo perché ha un odore di lavanda molto rilassante e poi, essendo un olio, proprio massaggiandolo un po' mi ha aiutato a lenire questa congestione nasale che avevo. E poi mi è piaciuto soprattutto il fatto che può essere utilizzato anche sul collo e décolleté, quindi davvero davvero un buon prodotto, ben concepito. Questo qui lo comprerei. Poi questa BB Cream all'acido ialuronico, sì, con SPF 15, anche mi è piaciuta, appare di colore bianco, poi la andate a stendere e praticamente rilascia il pigmento e crea un incarnato molto omogeneo, un effetto super naturale, poco coprente. Appunto una BB Cream molto. Il mio telefono si comincia a ribellare, penso che sto finendo lo spazio della memoria, quindi muoviamoci. C'ho questo gel della La Roche-Posay, che praticamente io consiglio soprattutto se avete pelle grassa, molto impura, perché tende ad asciugare molto la pelle e quindi a pulirla. Infatti io altri campioncini l'ho data per esempio a mia sorella che, essendo più piccola, ha un po' di problemi così di impurità di pelle grassa e quindi lei ci si trova bene. Poi ho finito questa tarte di Yankee Candle, che questo sarebbe a Children Wish, cioè desiderio di bambino, e c'è questo bambino carinissimo con il soffione e l'odore è molto molto bello, lo trovo molto rilassante come fragranza e mi è piaciuta un sacco. Niente, quindi, ah no, c'è questo che pure ve lo devo segnalare perché io praticamente l'ho provato in diverse bustine. Questo è il fondotinta di Brochet Pure Light e questo nello specifico è la colorazione Beige 200 e mi è piaciuto un sacco, fa proprio un effetto seconda pelle. Infatti lo volevo andare a comprare perché a me arrivano le cartoline col 40% a casa, solo che poi mia mamma l'ha buttata e quindi sto aspettando la prossima cartolina e vediamo quando tornerò a casa se riesco a passeggiare il Brochet. Mi piace tanto questa e poi vorrei provare il contorno occhi, quello con le tre palline, perché ho visto in giro un po' di recensioni positive e anche quello mi incuriosisce parecchio. E quindi questo, adesso non so, alla fine potrei anche fare un ordine online di Brochet, ma va bene, dai, prima che il mio telefono si spenga completamente, io vi saluto, vi mando un grande bacio, spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere come, se avete provato qualche prodotto. L'ho detto, il telefono si ribella, quindi ciao, un bacione, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al canale, ciao!